Ciao ragazzi, e rieccoci ancora con The Phantom Pain. Dunque, credo proprio che ci saranno un paio di cose interessanti da vedere. Innanzitutto, torniamo alla Mother Base. Perché? Perché tra le missioni opzionali è saltata fuori un'altra di queste. Vai a cercare questo ex membro della vecchia Mother Base, quella che c'era. Dove cazzo era poi? In Costa Rica, da quelle parti lì. Ecco, e di conseguenza, avendo completato quella missioncina lì, abbiamo sbloccato un nuovo oggetto per interagire con Paz. E guarda caso, Paz si trova proprio alla zona medica, alla piattaforma medica. La zona medica, la piattaforma medica. Il tentatore sparisce, se ne va. Hey man. Tiro al bersaglio, col cazzo. Mi è bastato una volta. Non me la faccio una seconda volta. Ciao. Hey, welcome home. Hey, perché è aperta la porta? Aprimi sta cazzo di porta, fammi vedere cosa c'è. Oh, Snake. Stavolta non legge. Ciao, Paz. E che c'è? Vediamo che c'è. Non lo so, non l'ho neanche vista la foto. Trying not to remember it. But you know, despite our quirks, Dr. Strangelove is a good person. I wish you'd come and say hello. Ugh. My head. It hurts. Ovviamente. E via, si mette a dormire. Nulla di nuovo. Gallo pinto. Ehi, queste qua. C'era una registrazione. Una registrazione in Ground Zeroes che parlava di lei che doveva cucinare questo gallo pinto. Con delle altre per mantenere la sua copertura. Bla bla. È incredibile queste cose, guarda. Fantastico. Cioè, fantastico in parte. Cioè, fantastico per questi dettagli. Peccato che non succeda nulla di concreto. Quindi, che cazzo possiamo fare? Vediamo un po' se con Quiet possiamo fare qualcosa. Allora, ragazzi, cosa abbiamo da fare noi? Da fare una missione abbastanza carina, credo. Salva gli agenti. Salva due membri dell'unità di spionaggio tenuti prigionieri al campo di Kiziba. Ma non è dove eravamo andati l'ultima volta, Kiziba. Andiamo lì. Alright, guardalo lì. Salva gli agenti. Bene, bene, bene. Un po' di agenti da salvare. Nuove persone da reclutare. Ottimo. Ah, che poi tra l'altro c'è un comando speciale di Quiet che non ho ancora utilizzato, non l'ho fatto vedere nei video precedenti, che utilizzeremo invece in questa zona. Che è semplicemente favoloso. Cioè la sua abilità di colpire al volo le nostre granate per indirizzarle verso il nemico più vicino. Semplicemente favoloso. Guarda, questo qua è veramente il, a mio modo di vedere, il compagno più utile in assoluto. Veramente, se messa nella giusta posizione ti rende il gioco uno scherzo. Ti facilita la vita tantissimo. Salva i due membri. Certo. Voilà. Guardala lì, già pronta. Allora, magari noi adesso, prima cosa gli facciamo perlustrare la zona.
che è questa qua. Così ci trova tutte le cose interessanti. Guarda, subito. Shboom. Mentre noi invece ci avviciniamo al primo accampamento e vediamo un po' com'è la situazione. Che nemici ci sono, quanti. Ok, vedi che pian pianino tutti quanti vengono marcati. Wow, intanto questo qua... Ecco, questo qua è mio. Lui è mio. Cattroia, ma che statistiche che c'ha. Pazzesco. Vediamo tutto il tempo a Quaidi per lustrare a fondo la zona. Guarda lì. Tutti. Mentre noi ci inculiamo questo qui. Vieni qua. Eh? Ok. Nice. Ecco, però lei adesso è andata a piazzarsi in un posto abbastanza merdoscio, quindi noi la facciamo spostare qua, perché dopo voglio provare una cosa. Voglio provare una cosa che non vi ho fatto vedere nei video precedenti, un altro comando semplicemente favoloso di Quiet, tanto per cambiare. Perché è in grado di colpire al volo le nostre granate, il che è semplicemente favoloso. Può indirizzarli direttamente verso i nemici più vicini. Fantastico. Ok. Allora, intanto là abbiamo un ostaggio. Giù là ne abbiamo un altro. E lì il terzo. Insomma, ci ha già marcato tutto. Adesso dobbiamo solamente scegliere la strada, il percorso da fare. Allora. Intanto quello lì è dentro lì fermo. Fa, si sta muovendo. Che cazzo fai, amico? Vieni fuori tu. Boom. Okay. Recuperiamo l'ostaggio, il primo. Così. Recuperiamo e adesso direi che possiamo provare quella cosa lì che dicevamo prima. Pare, eh? Boom! Una figata. Una figata micidiale. Ok, intanto adesso si sono incazzati tutti quanti e quindi è meglio levare le tende, direi. Vai, intanto lì c'è qualcuno. Usiamo un cecchino. Oh merda, c'è un elmetto, non è riuscito a prenderlo. Va bene, ci occupiamo noi di lui allora. Dormi. Dormi, dormi, bel bambino. Noi adesso la facciamo spostare, perché qua non va bene. La facciamo spostare qua. Vai lì. Tanto si stava già spostando da sola. Però non vabbè. Andiamo a spostarla dove vogliamo noi. Noi piuttosto andiamo dall'ostaggio. Aspetta un momento. Oh, 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 guarda quello. Guarda quello. Quello scarso invece. Quello? Quello no, non è scarso per niente. Ok. Lì che cazzo abbiamo? Un cecchino? Ok, allora facciamo così. Merda, mi ha visto. Mi ha visto. Merda, non può mirarlo da lì, Quiet. Fanculo. Tanto vale allora. C'è pure sul caschetto il bastardo. Chissà se riesco a prenderlo in faccia. No.
Che cazzo, l'ho mancato. Voilà. Ok, un cecchino di meno. Fai così qua, e tu. Tu addormenta quello lì. Io mi avvicino agli ostaggi, così vedi loro. Che cazzo? E si spostano da tutt'altra parte. Dai, è inutile che scleri, tanto. Tanto ti sgamo. Guardalo lì. Vieni qua. Tu vai via col Fulton. E qui dovrebbe esserci il nostro amico. Sembrerebbe proprio di sì. Vediamo un po' se possiamo estrarlo. Tu tanto coprimi, Quiet. Non potrà sopportare lo sforzo del Fulton. Ma vaffanculo, devo tirarlo fuori con l'elicottero. Oh Cristo. Che ti dico, io lo metto qua, tu aspetti, ciccio, perché io adesso c'ho un avamposto da liberare. Ecco, non coprirmi più, Quiet, basta. Può bastare. E magari... questo qua anche, andiamo a prenderlo. Se ne sta lì fermo come un coglione. Estraiamo. Questo non ne vale la pena. Una mezza sega. Allora. Ehi, tanto qua... Oh, qua abbiamo qualcosa. Abbiamo dei diamanti. Che figata. Bene, ottimo. E qui ce ne abbiamo pure degli altri. No, ma è troppo bello. Ciao, tu muori. Ok, perfetto. Ah, e là cosa abbiamo? Tipo un cecchino anche lì. Come sei messo? Fai abbastanza schifo. Tanto guarda lì, ci hanno messo pure i manichini in giro per distrarci. Una figata. Analysis complete. Get ready. Al mio via, Quiet. Vai. Lui ha tirato via il caschetto. Vai a dormire, stronzo. Così. E poi là abbiamo un sacco di altri nemici. Guardali là, tutti imboscati. Mamma mia. Oh cazzo, adesso la storia non è bella. Merda. Subject on board. Leave the rest to us. Altri materiali. E che cazzo sta facendo quell'altro? Non mi piace. Merda. Analysis complete. Ma direi che noi adesso andiamo a localizzare l'ultimo di questi. Contacted us from that fort.
Poi lì intanto c'è una Jeep. Qua è, ho bisogno di te. Please select a deployment point. Please select a deployment point. Ti direi che la mettiamo qua. Perfetto, no, intanto sta cominciando a fare giorno. Cazzo, io sento voci a caso. Merda, guardalo lì dov'è. Ah, t'ho sgamato, t'ho sgamato, t'ho sgamato. Oh. Vieni qua. Il prigioniero è fuggito, dovrebbe essere da qualche parte. Ma non è vero, se l'ho visto lì. Se l'ho visto lì. Guardalo lì. È fuggito dove? Che cazzo stai dicendo? Non è fuggito da nessuna parte. Guardalo lì. Olè. Bersaglio al sicuro, perfetto, sì. Era proprio lui. Ah, vabbè, ce ne rimane uno solo, quello che dobbiamo portare via con l'elicottero. Sicché. Allora, quiet. Please select a deployment point. Vai qua. Oh, 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 arrivano nemici, arrivano nemici, arrivano nemici. Quiet. Che cazzo stanno andando, sti qua? Spara la granata, ecco. Vai così. No, ti ho detto di sparare! Alle granate! Ma porca puttana! Cazzo, quiet! Mannaggia la miseria! Brava qua, è così. Boom! Attacco dall'alto. Oh, oh, guarda dove ce l'ha sparato, mamma mia. Oh, dammi il fucile. Pronto. Coprimi! No, che cazzo sta facendo? Perché si sposta? Merda, sai che ti dico, noi facciamo così. Please select a strike point. Strike requested. Shortly.
Merda. Cioè, minchia, c'era un altro. No, eh. Cazzo, ho bisogno di te, Quiet. Mannaggia la miseria, vai. Così. Dai, occupati di lui. Boom. Mamma mia. Abbiamo tritato l'avamposto, gente. Abbiamo tritato. Con Quiet è veramente una figata. Ne puoi fare di tutti i colori. Ok. Non coprirmi più. E ora ci spostiamo. Sto benedetto cadavere ambulante di uno. Purtroppo. Elicottero, dov'è il punto di recupero? Ah, proprio qua, perfetto. Oi. Ma quello l'ho lasciato io. Ciao, Quiet. Bel lavoro. Ah, poi si sdraia così tranquillamente. Che figata. Ok, adesso sto elicottero. Quanto ci vuole perché arrivi? Ok, ci siamo. Ostaggio salvato. Bene. Adesso andiamo fuori dalle balle. Ma guarda te questi qua. Ma guarda te quelli lì. Olè. Tanto sono poppati fuori due nemici così dal nulla. All'ultimo momento, ma chi se ne frega. Ma niente. Questo qua, diciamo, era un utilizzo già più aggressivo di Quiet. Comunque una figata. Allora, unità di spionaggio quasi a livello 30. Perfetto. Ci sono un sacco di armi interessanti livello in avanti. Ah, wow, requisiti soddisfatti per il nuovo fucile di Quiet. Ecco, intanto abbiamo portato il grado di Quiet, cioè l'affinità con Quiet al massimo. Continuo a prendere sto butterfly perché la utilizzo proprio tantissimo lei, e cominciamo a recuperare un po' di GMP. Carico di Cypher 2. Intanto ne abbiamo recuperati un bel po'. Ma che bello. Diplomatico. Specialista metamateriali. A quanti? Tutti a più. A più a 4B. Vabbè. Dai. Mai sotto la B d'ora in avanti. Ottimo. Oh, sicuro. Dunque, adesso abbiamo il massimo del legame con Quiet. Che cazzo succede? Allora, innanzitutto vediamo cosa possiamo sviluppare. Vabbè, intanto abbiamo le ricompense. Vabbè. Queste qua delle missioni esterne. Ok. E poi per quel che riguarda... vabbè, chi se ne frega, dai. Per
quel che riguarda lo sviluppo, cosa abbiamo? La spezione naked argentata, che qua ti indossa solo per coloro che hanno guadagnato la sua fiducia. La sua accecante brillantezza lasciare i nemici colpiti. Oh, aspetta un attimo. Cos'è questo? Aggiunge una funzione di infiltrazione, riducendo la probabilità che il gear venga individuato. No. No, non mi interessa. Abbiamo il fucile. Cazzo, abbiamo il fucile silenziato per Quiet. Questo qua, ragazzi, io lo prendo. Boom, sono 36 minuti, però. Cazzo. Olè. Bene, ragazzi, niente. Abbiamo un bel po' di cose da fare nel prossimo video, ovvero queste missioni qua. 18-19. E poi per quel che riguarda le missioni opzionali, vedete che anche qua ne abbiamo un sacco. Recupera soldato altamente qualificato, recupera prigionieri, sminamento, sempre le solite. Membro dell'unità di spionaggio. Cazzo, questo è importantissimo. Perfetto. Ok, ragazzi, niente. Il video si chiude qua. Vi auguro ogni bene e ci vediamo nel prossimo.